Mattia, grande soddisfazione. Sai già cosa si prova a vincere, no? Questa è la terza coppa, l'hai vinta con la Nusel, l'hai vinta col Ghilarza e ora col Carbonia. La prima per il Carbonia in eccellenza. Sì, sicuramente aver portato la coppa Carbonia è una grande soddisfazione. Ho già assaporato questa emozione, però è sempre bello, davanti a tutti i nostri tifosi è stata una grande cosa. Una grande gioia, ma una grande sofferenza perché non vi è riuscito il 2-0. Eh sì, abbiamo sprecato qualcosa, sapevamo che davanti avevamo una grossa squadra e dovevamo sempre lottare su ogni pallone. Ci siamo riusciti un po' meno il primo tempo tra vento e emozione sicuramente della gara, poi dopo il secondo tempo siamo andati meglio e abbiamo portato a casa la vittoria. È proprio vero che le finali non si devono giocare bene ma si devono vincere. Eh sì, è così, bisogna portarle a casa in qualsiasi modo, siamo stati bravi a far questo e siamo contentissimi. Per la fase nazionale ci metterete lo stesso impegno di oggi, vorrete continuare l'avventura anche lì perché non è facile il doppio obiettivo? Eh no, sappiamo che sicuramente una competizione tosta che ci toglierà molte energie, ma cercheremo di affrontarla come tutte le altre gare al meglio, cioè per vincere, quindi speriamo che vada bene. E il campionato cosa si prevede? Adesso c'era la sosta oggi, 10 finali sono. Eh sì, ogni partita è durissima, quindi dobbiamo sempre andare con la testa in campo, cercare di fare il meglio e cercare di portare a casa tutte le partite. Grazie, grazie, grazie. Matteo, complimenti.